dato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Cari fratelli e sorelle, mi trovo sempre in Polonia, sono in questo periodo per me molto importante perché sono passate 2 settimane che mi sono trovato nel centro della cura medico, 2 settimane molto durissimi perché certamente tutti analisi, tutti accertamenti di salute, ci sono i valori che non sono andati bene, tante attese, voi malati sapete quanto si aspetta se questa cura va bene, l'altra, perché nell'ultimo periodo ho sentito veramente una grande difficoltà di salute, avevo problemi, ma non voglio qui parlare di questo. Ma è andato bene, ma devo proseguire la cura, pregate per me, devo andare avanti, ma certamente era anche un periodo di riflessione, di preghiera, ma già dopo queste 2 settimane sono venuto ieri in una parrocchia, nel territorio di Silesia, e poi la celebrazione, tanta gente, arrivata tanta gente, 3 ore la celebrazione insieme, ma nessuno andava via, questa è la gioia, e io gli ho detto, sono arrivato di dirvi che Gesù vi ama, e io in questa domenica voglio ripetere anche a voi, tutti in Italia, Gesù ti ama, come sei? Ti ama come sei. Gesù non ama nessuno di più, perché siamo tutti i suoi figli, ma dobbiamo crederci, amare Gesù. E veramente oggi nel Vangelo sentiamo, vediamo questa immagine che Pietro cammina sull'acqua, ma aveva coraggio, perché vedeva Cristo andare verso di lui. Dobbiamo avere questo coraggio. Non guardate sinistra, destra, i lupi intorno, quelli che sono invidiosi, gelosi, quelli che hanno tante spiegazioni sulla questione della fede. No, niente. Voi andate direttamente davanti a Gesù a dire, Signore, sono tua. Allora mi trovo, guardate questa bella montagna, vicino alla frontiera con Repubblica Ceca. Oggi avremo la celebrazione pomeriggio in questa bellissima chiesa qui nel paese Istebna. Voi si ricordate forse perché durante periodo di Capodanno mi sono trovato in questo posto, ma oggi bellissimo posto che voi vedete dietro di me. Ma qui c'è un punto molto particolare, ci sono 3 frontiere insieme. Da una parte c'è Repubblica Slovacca, dall'altra parte Repubblica Ceca e Polonia. Allora un triangolo bellissimo, ma l'unica cosa veramente da vedere. Allora vi saluto e certamente siamo nel momento di preparazione per la festa della Madonna Assunta, Ferragosto. Io già esprimo i miei auguri a voi, certamente vi preparo altro che augurio, ma è mio più grande, è la mia preghiera, ma soprattutto vi dico di continuare la novena, ma domani già, lunedì, nella vigilia, pomeriggio, vicino Częstochowa, nella città Myszków, porterò l'immagine della Madonna Assunta di Niegowic, quella copia del quadro che voi sapete da 2008, sto portando, anzi, io l'ho portato forse in 70 parrocchie, ma la gente da solo riceve nelle case per 24 ore, pregano, sono tante, tante grazie ricevute già. E davanti a questa immagine, benedetta da Papa Emerito Benedetto XVI, questa immagine da 2008 ricevuta, ma importante, perché davanti a quello pregato, all'inizio del sacerdozio, Don Karol Wojtyła. E sono molto felice che posso celebrare proprio domani, già di sera, accoglienza in questa città, l'altra, vicino a Częstochowa, e poi nella festa di Ferragosto alle 11:30 saremo uniti e anche io vi ricorderò nella messa, proprio davanti a questa immagine, se ci sarà bel tempo, saremo anche fuori da chiesa tutti insieme. Ma io non mi dimentico di nessuno di voi, ma voi anche ricordate.
e vi benedico da questo uomo. Sia lodato Gesù Cristo.